di arte contemporanea, però ha un messaggio anche molto antico, radicato nella storia dell'umanità, che è la difesa degli animali, la difesa del pianeta contro le devastazioni degli esseri umani, quindi ribalta il concetto, non è il lupo che è cattivo, ma magari sono gli esseri umani che hanno fatto nell'immaginario e fino anche in alcune favole fatto passare il lupo per cattivo, cioè va un po' rivisto. Noi siamo per la difesa del pianeta, la difesa del pianeta passa dalla cultura, passa dalla natura, passa dall'incontro e passa attraverso la valorizzazione delle diversità. Questa è una mostra fatta da un cinese in terra napoletana, quindi è una cosa molto bella di cui siamo orgogliosi e sta avendo un successo clamoroso, perché si fermano tutti per fare foto, si incuriosiscono, vanno a leggere su internet, cercano il messaggio di questa mostra, addirittura salgono sopra i lupi, quindi è una mostra che non è pericolosa, tant'è vero che ci puoi addirittura salire sopra, puoi cavalcare un lupo, puoi vedere un essere umano qui che combatte o si difende o non so altro, perché ognuno ci può dare la sua interpretazione. È stato un po' più difficile convincere alcune autorità perché pensavano che poteva essere un pericolo per la città, invece sono lupi innocui, anche se qualcuno di notte si spaventa e si deve spaventare perché si deve riflettere, nello spaventarsi riflette. I valori della civilizzazione e gli eccessi del progresso della società contemporanea sono il tema scelto da Liu Ruowang, che porta in Piazza Municipio fino al 30 marzo 2020 l'installazione Wolves Coming. Un branco aggressivo con stato in ferro da 280 kg minaccia un guerriero impotente, come allegoria della ribellione della natura alle devastazioni dell'uomo e al processo di antropizzazione dell'ambiente. I lupi sono come attori di passaggio, occupano lo spazio senza appropriarsene attraverso una narrazione semplice ma potente, che costringe a riflettere sulla salvaguardia ambientale del pianeta. Ho parlato con Liu Ruowang, la scelta è caduta su Napoli per due grosse ragioni. Uno, come vi dicevo, che ha una grande storia di esposizioni artistiche di grande livello, e due, che ha uno spazio adatto per poter degnamente ospitare un'installazione del genere. Il guerriero che è al centro di questa installazione e si difende dai lupi rappresenta un po' ogni essere umano che cerca di difendersi dalle insidie della vita. I lupi sono rabbiosi, ma se voi guardate sono rabbiosi solo a prima vista, perché poi le persone che interagiscono di più con loro sono i bambini. Il fatto che il bambino, che è l'essere più puro, si avvicini a un'opera d'arte è una cosa bellissima, perché comunque noi adulti abbiamo una serie di pregiudizi o di preconcetti che magari ci frena e non ci fa apprezzare fino in fondo un'opera d'arte.